Essendo, per chi non mi conosce, l'assessore alle biblioteche del Comune di Firenze. Qualcuno mi chiedeva prima, no, ma allora sei l'assessore alla cultura? No, sono l'assessore alle biblioteche, perché le biblioteche a Firenze erano sempre state considerate il parente povero dell'assessorato alla cultura. Però, siccome abbiamo visto che in questo momento storico le biblioteche hanno una valenza davvero forte, importante come luogo di aggregazione e di ritrovo. Voi pensate che alle oblate ci sono dai 1500 ai 1800 accessi al giorno, quindi solamente alle oblate. E allora c'era bisogno di un assessore alle biblioteche, il sindaco ha chiamato me a ricoprire questo ruolo. Quindi io per non rubare tempo vorrei fare un saluto, ci tenevo molto, Anna sa che io non posso venire a tutti gli incontri di leggere per non dimenticare, ma ne ho scelti qualcuno, questo l'ho scelto da tempo e gli ho detto guarda io quello ci voglio essere perché mi interessava il tema e poi mi si sono accavallate 500 cose per cui bisognava andare via, ma il libro ci tenevo ad averlo e ci ho dato già una scorsa abbondante e davvero è gustosissimo. Ci tenevo per un paio di motivi. Intanto mi ha sempre affascinato la figura dei Re Magi perché bene o male quando ero ragazzo ho assistito a una conferenza di un astrofisico che faceva vedere cosa poteva essere avvenuto da un punto di vista astronomico in quell'epoca, in quella zona del mondo. E ci sono davvero le tracce storiche che narrano che un avvenimento importante deve essere avvenuto lì. Certamente non era la cometa di Halley, come molti pensano, la cometa di Halley, come è riportato nel libro, è una invenzione di Giotto perché vide passare questa cometa e lui pensò che fosse quella la cometa. In realtà non era una cometa, era una manifestazione diversa e avere trovato un professore, un astrofisico che mi ha raccontato questa cosa mi ha fatto appassionare dal tempo. E poi il fatto che delle persone che fossero magi o maghi o che fossero 3, 4, 50 o 12 che si mettono in cammino per scoprire che cos'è questa manifestazione importante che si prevedeva che ci fosse nel cielo, io l'ho sempre trovata una cosa davvero impressionante, perché mettersi in viaggio all'epoca si doveva fare testamento, c'era no, non si sapeva quanto si poteva stare anni lontano da casa. Allora, mettersi in viaggio, poi non è detto che questi fossero re, non è detto nemmeno che fossero tutti ricchi. E quindi insomma, avere questa voglia di andare proprio con la curiosità del sapere, che è una curiosità del tutto laica, che probabilmente ha qualcosa di religioso in sé, no? Come ricerca dell'essere. E questa cosa davvero a me mi ha sempre affascinato. E un secondo spunto l'ho avuto quando un mio amico è diventato vescovo. E allora una delle sue principali preoccupazioni, io non lo sapevo, ma una delle principali preoccupazioni quando uno diventa vescovo è trovare lo stemma, l'araldo, no? Cioè bisogna studiare di araldica perché altrimenti tu non puoi fare questa cosa. Allora il mare vuol dire il Mar Rosso che passa, insomma, ci sono tutta una serie di simboli impressionanti. L'araldica è una diciamo, scienza importante, ma affascinante. Allora mi ha sempre colpito il fatto che Benedetto XVI nel suo stemma abbia messo un moro, un giovane con la testa nera, che doveva, con la conchiglia, e quindi chiaramente volendo rappresentare un re magio nella forma, non so in quale forma, non sono un esperto, ma una persona che come Ratzinger, che era diciamo, un custode della fede, insomma, una persona, diciamo, si può dire così, nell'ortodossia della fede, no? Un custode, uno che sceglie un simbolo così, davvero mi ha colpito molto, non, mi ha davvero, insomma, colpito. Ecco perché leggerò attentamente questo libro, lo guardo, con tanta ammirazione, quindi è un po' anche l'ammirazione che porto verso il professor Cardini che ho sentito parlare diverse volte e che tutte le volte affascina. Vi lascio con una piccola cosa, com'è? No, senza niente togliere agli altri, per l'amor di Dio, è che
Professor Cardini, ho già sentito diverse volte, quindi andava... è colpa sua, E, nonostante... e infatti stasera scappo. No, mi piaceva però, da assessore alle biblioteche, dire una piccola cosa. Le biblioteche fiorentine hanno aderito a un progetto che forse potrebbe interessare. Come si fa a insegnare l'educazione civica a coloro che usano internet? Come si fa a essere rispettosi degli altri usando internet? E allora è stato redatto un manifesto delle parole non ostili, e in fondo lo trovate il manifesto, e sono state tirate fuori 10 regole, un decalogo su come bisognerebbe imparare a scrivere. Noi questo decalogo lo abbiamo fatto girare per Natale, abbiamo, con i nostri auguri di Natale delle biblioteche, abbiamo detto sarebbe bello che ciascuno di noi potesse imparare da questo decalogo a mandare gli auguri di Natale, no? E in fondo, oltre al decalogo, trovate dei segnalibro come questo, che hanno un numero, quindi questo è il segnalibro numero 4, è il, diciamo, la regola numero 4. Una a caso, questa dice: prima di parlare bisogna ascoltare, nessuno ha sempre ragione, neanche io, ascolto con onestà e apertura. Questa è una precondizione per quando uno si mette a scrivere, soprattutto su internet. Allora, avere un ricordo, un segnalibro, ve ne ho lasciati laggiù una cinquantina, se non dovessero bastare li trovate lì all'ingresso e li potete prendere. E con questi sono i piccoli auguri di Buon Natale nelle biblioteche. Quindi grazie di esserci e avanti ancora con Anna, che è davvero splendida nell'organizzare queste cose. Grazie. Buonasera, benvenuti a tutti. Oggi io spero che si senta qualcosa, perché sento la voce tipo l'arrocchio. Allora, abbiamo l'ultimo incontro prima delle feste di Natale. Per questa occasione abbiamo deciso di parlare di un libro che si intitola La luce della stella, i Re Magi tra arte e storia. L'arrivo dei Re Magi è un intreccio di molte storie, un caleidoscopio che unisce, proprio nel racconto del Vangelo di Matteo, in Oriente e Occidente, sacro e profano, meraviglia e quotidianità, fedi e cristianesimo. Il libro raccoglie 14 originali saggi dedicati alle figure dei magi evangelici, tra arte, storia, religione e spiritualità, arricchiti da diverse immagini a colori di particolare effetto e pertinenza. Gli autori sono tra i maggiori specialisti del tema, noti per le loro competenze in ambito orientalistico e medievalistico. La presentazione del libro è del professor Franco Cardini, professore emerito di storia medievale dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, Scuola Normale Superiore, collabora con la RAI, con vari giornali, tra le sue pubblicazioni, Castel del Monte, del 2000, Noi e l'Islam, il primo libro che ho letto di lui, Un incontro possibile, 2001, poi li ho letti tutti, Terra Santa, 2002, Il Turco a Vienna, 2011, Gerusalemme, 2012, Quell'antica festa crudele, 2013, L'Islam è una minaccia, falso, La terza, 2016, Il Signore della paura, del 2017, e la prefazione di Antonio Panaino, che è un filologo iranista, orientalista, professore di filologia delle religioni e storia dell'Iran presso l'Università di Bologna, ma che purtroppo oggi non può essere con noi. Con noi abbiamo Alessandro Bedini, che collabora con i corsi e seminari tenuti dal professor Franco Cardini presso l'Istituto di Studi Umanistici Università di Firenze. Giornalista e scrittore, è membro del Comitato Scientifico dell'EMEC, European Near East Center, con sede a Bari,
e del Centro Internazionale per il Dialogo Interculturale e Interreligioso, oggi l'ho detto, Lina Gagarin di Firenze, con Laura, con quotidiani e riviste. Giovanni Macchia, presidente dell'Associazione Culturale La Compagnia della Stella, nata per promuovere profondamente manifestazioni legate all'avventura delle immagini, e membro dell'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arte. Marco Vanelli, laureato in letteratura italiana contemporanea e in storia del cinema italiano. Dirige la rivista di studi cinematografici Cabiria e edita dall'Associazione di Cultura Cinematografica riconosciuta dal Ministero, di cui è vicepresidente, e Monsignor Timothy Verdon, direttore del Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore. Cedo quindi la parola immediatamente a Franco Cardini, che coordinerà l'incontro. Dobbiamo vedere un filmato, non è lunghissimo, ma è bene, lo vediamo. È bene ascoltare i vari relatori, che parleranno tutti poco, perché forzatamente già siamo un po' in ritardo e poi sono molti, però io vorrei semplicemente sottolineare una cosa che è già uscita direttamente da quello che ha detto la dottoressa Benedetti, cioè intanto noi abbiamo fatto alcuni anni or sono una piccola associazione che non essendo in generale sostenuta né pubblicamente né privatamente, se non così coi nostri personali sforzi, come si dice una volta, di tasca nostra, questa Compagnia della Stella si muove con modestia, si muove cercando di promuovere non tanto il culto, la leggenda, le immagini, quanto un'idea che sta in fondo a tutta la storia dei magi. La vogliamo chiamare storia? Beh, visto che dei magi si parla nel Vangelo di Matteo, che è il primo Vangelo dei Vangeli canonici, forse il primo in assoluto di tutti i Vangeli, di quelli canonici e anche di quelli apocrifi. Però sta di fatto che quest'idea dei magi poi gli altri canonici non la riprendono, è un motivo, forse ci sarà, sempre un motivo che succede qualcosa. Invece presso i Vangeli molto posteriori, scritti in siriaco, in aramaico, in greco naturalmente, in arabo, in gerz, cioè in amarico, nella lingua classica etiopica classica e via discorrendo, c'è un bellissimo Vangelo arabo dell'infanzia proprio da noi alla Laurenziana, per esempio, Vangeli di cui non sappiamo, ma qui in presenza soprattutto del Monsignor Verdon non mi azzardo a dare pareri teologici e a dire non sappiamo se e fino a che punto ci sia un'ispirazione divina. Io personalmente sono cattolico, proprio perché sono cattolico, di queste cose preferisco non parlare, parlarne con leggerezza. Naturalmente per il mestiere che faccio, è l'insegnante di storia, il problema dei Vangeli apocrifi è un grande problema storico, filologico, di fonti che sono sempre importanti, che siano vere e false, poi vere e false rispetto a che cosa. Questo è un problema, Don Benedetto Crocer avrebbe chiamato uno pseudo problema, io non sono neanche come Crociano, quindi preferisco non chiamarlo in nessun modo, però certamente sono fonti molto interessanti e parlano anche loro dei magi. Se voi scorrete il testo di Matteo trovate che ci sono dei magi che vengono Efanatolè dall'Oriente, punto e basta, che hanno seguito una stella, che hanno visto in Oriente, l'hanno seguita, quindi vuol dire che la stella camminava, o che la stella in realtà era ferma ma erano loro
che si dirigevano verso la stella. Il testo di Matteo, denso, beh, non è chiarissimo, fra l'altro non è esattamente il greco di Eschilo e nemmeno quello di Platone, il greco di Matteo. E poi c'è anche un altro guaio, che di Matteo con sicurezza c'era un testo aramaico, che noi non abbiamo, questa è una bella fregatura, perché il testo greco parla di magoi, e noi lo sappiamo cosa sono i magoi, sappiamo che possono essere sostanzialmente due cose, se ne potrebbe far parlare veramente fino a domattina, però in estremissima sintesi, o sono saltimbanchi, astrologi, magari mezzi imbroglioni, eccetera, perché il termine magos in modo così volgare in generale si usava con questa accezione, oppure sono adepti di una qualche setta di tipo neoplatonico, che oltre al Vangelo di Matteo si ricorda anche gli Atti degli Apostoli, si ricorderà di Simone il Mago. Simone il Mago era un personaggio un po' meno cialtronesco, brigantesco di come viene presentato negli Atti, probabilmente era effettivamente un sapiente a modo suo, certo, era uno gnostico, e come tale era uno che non credeva nelle varie rivelazioni, ma credeva nella forza della ragione. E se San Pietro faceva i miracoli, e lui era interessato a sapere come facesse, e magari sarebbe stato anche disposto a pagare per avere da San Pietro la ricetta di come si fa a far camminare gli storpi, non so, qualcosa, eccetera, eccetera. E beh, questa si chiama simonia, appunto, del Simone detto il Mago. In questa forbice ci sono incluse immagini di Matteo? Ahimè, io personalmente temo di no. Io personalmente temo che abbiano ragione chi, e qui noi abbiamo un grande iranista e naturalmente tira acqua al suo mulino, ma il suo mulino è anche un po' il mio, anche se io sono meno dotto di lui in generale e in particolare sulla cultura iranica, perché lui all'aria lo dice anche di ritenere che Matteo parli veramente di magoi, cioè di quello che in Medo, idioma parlato dalla gente che sta a nord dell'altopiano persiano, del Fers vero e proprio, cioè in quello che oggi è più o meno l'Azerbaigian e che allora era l'antica Media, e allora la Media era la patria della dinastia che in quel momento dominava il grande impero parto-persiano, anche in quel momento i dinasti erano dei parti, erano la dinastia degli Arsacidi. E i Medi erano quelli che i maghi se li erano inventati, anzi più propriamente, un termine che oscilla fra mogu, magu, maga, eccetera, dipende da come mettete la monade alfa del sanscrito, eccetera, eccetera, è il nome di una delle tribù mede da cui venivano tratti i sacerdoti, esattamente come Israele traeva i suoi sacerdoti dalla tribù di Levi. I magi erano quindi, chiamiamoli nella italianizzazione della parola greca, erano quindi sacerdoti della religione masdaica, la religione di Zarathustra, molto diversa da come se la immaginano quelli di noi che l'hanno avvicinata soltanto attraverso Nietzsche, perché la Sprach Zarathustra, grandissimo libro, uno dei più bei libri di poesia mai scritti al mondo, ma con lo zoroastrismo storico non c'è nulla a che vedere. E questo Nietzsche lo sapeva benissimo, perché Nietzsche era allievo di Schopenhauer, e Schopenhauer di queste cose, dall'induismo al buddismo fino al mazdaismo stesso, le praticava con una certa conoscenza di causa, conosceva tutto di sanscrito, eccetera. Quindi i magi sono dei sacerdoti zoroastriani. Lo zoroastrismo, il mazdaismo è abbastanza affine al buddismo soprattutto. Non conosce l'idea del tempo come freccia, ma conosce il tempo come eterno ritorno, non all'uguale, ma come eterno ritorno a fasi storiche che sono sempre più dirette verso la decadenza. È una freccia del tempo che va verso il basso, non che va verso l'alto, però le ere storiche si rinnovano.
e alla base del rinnovamento delle aree storiche c'è una figura semidivina, un Saoxians, una cosa che assomiglia molto al Bodhisattva indo-buddista, se vogliamo, cioè il quasi perfetto, che sulla soglia della perfezione, sulla soglia del nirvana si ferma per carità, per compassione, perché vuole aiutare chi è inferiore di lui ad arrivare a sua volta alla soglia del nirvana, rinuncia al nirvana per compassione nei confronti degli umani. Si potrebbe tradurre soccorritore, Saoxian, come salvatore, ma insomma l'idea c'è, salvatore che è annunziato da una stella, che deve nascere come è nato miticamente il Re Mitra, cioè in una grotta, come una fiamma che esce da una pietra focaia, questo dice la Vesta, e beh, sapete, la storia di Gesù, della grotta, eccetera, eccetera, ricorda un po' queste cose. Casualmente i cristiani, il luogo della nascita di Gesù, sono andati a metterlo in un luogo che era noto, esattamente nello stesso luogo che era noto per essere un luogo sacro alla devozione ad Adone. E Adone, Adonis in greco, Adonai in ebraico, il Signore è un personaggio, diciamo così, greco siro, appartenente a uno dei vari culti che sono un po' usciti da questo incontro fra induismo, ma dai, in altri termini, dove voglio arrivare? Voglio arrivare a questo: quando nasce Gesù, l'angelo, che è la forza divina, non a caso il nome finisce in El, l'angelo avvisa i pastori. I pastori sono degli ebrei, ed è giusto che li avvisi la forza di Dio, l'angelo. E i pagani non sono ebrei, non sono il popolo eletto. A loro Dio parla, naturalmente, non si vede perché non dovrebbe parlare anche a loro, ma non parla con linguaggio diretto degli angeli, parla con il linguaggio indiretto del cosmo, delle stelle. E infatti i maghi, plurale di mago e maghi, e siccome noi ormai al mago gli abbiamo dato una valenza un po' diversa tra il prestigio digitatore e l'accolito del demonio, siamo riluttanti a chiamare magi quei tre signori che sono andati davanti alla grotta di Gesù, ma in realtà è esattamente questa cosa. Agostino lo spiega benissimo, cos'è la magia, che cos'è la magia, ecco, chi erano i magi e chi era anche Simone il mago, eccetera, eccetera. Ma noi ci troviamo davanti a un grosso problema antropologico, ci troviamo davanti al fatto che quando Gesù nasce viene salutato direttamente dagli eredi del popolo ebraico e da quelle che padri della Chiesa hanno chiamato le primizie gentium, i primi fra i pagani che l'hanno riconosciuto come Salvatore e come Signore del mondo. E quindi qui si innesca un discorso che è religioso, è antropologico, è storico, senza dubbio, è anche un discorso, se si vuole, che qualcuno potrebbe anche definire umanitario, si potrebbe parlare, non dico della religione, si potrebbe parlare di una religio perennis, si potrebbe parlare di un incontro fra le varie religioni, della sostanziale concordanza delle religioni. In fondo uno dei più grandi filosofi cristiani che sia mai stato, mai esistito, forse anche dei più grandi filosofi cristiani e non cristiani, che era il cardinale Nicola Racusano, che non a caso non è molto noto fra i cattolici, purtroppo ha scritto un'opera bellissima, fondamentale, De Pace Fidei, e in cui dice proprio questo: Dio parla a tutti e tutti parlano, tutti i popoli parlano con Dio, e ciascun popolo ci parla secondo le sue tradizioni, e Dio li capisce, e Dio parla a loro in una lingua che tutti loro capiscono, e l'unità non avviene alla base fra i vari popoli che cercano di comunicare fra loro il loro senso del sacro, avviene al vertice, perché tutti loro parlano con lui. E questo forse è il senso ultimo di queste cose. Perché se ne parla a Firenze, e termino, se ne parla a Firenze perché nelle idee di quelli fra noi, anche io, che hanno poi cominciato
in tempi abbastanza lontani a occuparsi di questa cosa, a scrivere qualche libro. E c'era un'idea, l'idea, ve la dico così molto personalmente, non era venuta tanto a me, era venuta un po' anche a me, ma era venuta al professor Hatfield, il quale studiava la Compagnia dei Magi, che agiva a Firenze, faceva sacre rappresentazioni, soprattutto faceva una grande festa in quella che è veramente la grande festa fiorentina, non la festa del Grillo, non la festa dello Scoppio del Carlo, non San Giovanni, ma la notte dell'Epifania, fra il 5 e il 6 gennaio, proprio la notte, quella lì, la tredicesima notte, la notte di William Shakespeare. In quella, in quella notte si faceva una grande festa e noi conosciamo anche le origini di questa grande festa. Ci viene da un pavese, quindi da un suddito dei Visconti di Milano, che verso la fine del 300 aveva avuto dei guai politici col grande Gian Galeazzo Visconti, se ne era dovuto andare, aveva chiesto asilo politico, era un migrante in un certo senso, aveva chiesto asilo politico ai fiorentini, era anche un grande artista, è quello che ha fatto il politico Eburneo della Certosa di Pavia. Questo Baldassarre, si chiamava Baldassarre, nome nomen, anche se i nomi dei magi nel Vangelo di Matteo non ci sono, e Baldassarre degli Ebriaci è quello che a quanto pare ha cominciato a fondare una tradizione che poi è stata accolta, che si traduceva in un grande corteggio notturno nella notte fra il 5 e il 6 gennaio che attraversava Firenze, partiva da Monte Oliveto fuori Forta San Fediano e poi attraverso piazza di Santa Maria Novella arrivava in Duomo e dal Duomo arrivava a San Marco, toccando alcuni luoghi deputati, per esempio il luogo deputato per rappresentare Gerusalemme era il Battistero, e si faceva un gran corteggio che era anche una grande festa a cui partecipavano i quartieri fiorentini. Sarebbe stata bella l'idea di far rinascere questa festa, magari trasformarla anche in un grande momento di socializzazione, perché no, visto che siamo una grande città di cultura e di turismo, anche di business. Se ne era parlato col sindaco precedente Nardella, col sindaco Renzi, l'allora sindaco Renzi era interessato alla cosa, poi la cosa è un po' caduta. Nel frattempo un altro dei grandi sostenitori della possibilità di ricreare questa festa, che era anche uno straordinario storico dell'arte, il professor Boscovitz, purtroppo ci ha lasciati, e venendo meno lui è venuto meno quell'autorità che come storico dell'arte ci serviva un pochino da chiave di volta di tutto il nostro percorso, anche perché i magi a Firenze vogliono dire arte, i magi vogliono dire grande affresco e Benozzo Bozzoli, che è uno dei protagonisti di questo libro. Quindi noi abbiamo continuato, poi nel frattempo, come sapete, con l'opera del Duomo, eccetera, è effettivamente nata o rinata la festa dei magi, è rinata un pochino in maniera minimale rispetto al 3-400, perché i grandi organizzatori, i magnifici messeri della Compagnia dei Magi a un certo punto sono stati gli Strozzi, sono loro i patron della pala di Gentile da Fabriano, poi naturalmente dopo gli Strozzi sono arrivati i Medici, che mi dice la Compagnia dei Magi aveva un'importanza politica straordinaria, era il luogo in cui la classe dirigente fiorentina si trovava. Ogni epoca ha la Davos che merita. Noi meritiamo la Davos delle lobbies una volta all'anno in Svizzera, e nel 400 ci si meritava la Davos degli Strozzi e dei Medici. Poi ognuno può trarre da questa osservazione le conclusioni che vuole. Quindi io non ho proprio perduto le speranze, anche perché, visto che qui c'era l'assessore, purtroppo come sempre fanno gli assessori, se ne è dovuto andare, giustamente c'aveva altre cose da fare, altrimenti gli avrei affidato di nuovo un messaggio che ogni tanto qualcuno di noi cerca di far arrivare anche al sindaco attuale. Qui c'è Monsignor Verdon, che
credo abbia a disposizione tutta una quantità di telefoni, non so se rossi, aurei o di qualche altro colore, per rilanciare quest'idea, perché insomma noi ce ne andiamo, siamo delle macchine, purtroppo siamo delle macchine a tempo, però queste cose continuano, grazie a Dio non camminano con le miserabili gambe degli uomini che quando hanno passato su questa terra qualche decennio si possono anche accontentare. E c'è tempo, insomma, per queste cose. Queste cose hanno un grande passato, grazie a Dio il passato serve a costruire il futuro. Questa è una verità che oggi viene messa in dubbio, però questa è una crisi che passerà. Io credo che i cieli e la terra passeranno, ma le immagini non passeranno. Grazie. Buonasera, io do il mio piccolo contributo anche nel libro attraverso una filmografia su Imagi. Imagi sono comparsi spesso al cinema, pensate anche soltanto qualunque film che racconti la storia di Gesù, in genere mostrano anche questo episodio dell'infanzia. Ma ci sono anche dei film propriamente dedicati a Imagi, e film dedicati a Imagi in modo indiretto, dove la loro figura viene rievocata attraverso storie che non sono storicamente ambientate nella Palestina del primo secolo, ma che ricordano un po' quella dei Magi. E poi c'è anche un racconto nella storia della letteratura famoso, racconto americano, che si chiama Il dono dei Magi, dove appunto i Magi in quanto tali non compaiono, però è una storia legata proprio alla questione del dono e del perché a Natale facciamo regali, e anche quello compare spessissimo al cinema. Dei tanti film che potremmo vedere su questo argomento, io ho scelto di farvi vedere un frammento di Io sono con te di Guido Chiesa. È un film che purtroppo hanno visto in pochi, un film del 2010, non tanto tempo fa. È un film che è stata secondo me un'occasione mancata, soprattutto per la Chiesa. Così come nel 64, in pieno concilio, ci fu Il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, che fu il film che incarnò esattamente quel clima, quel sentimento, tant'è che fu proiettato a tutti i vescovi del concilio. Così come negli anni 70 c'è stato Jesus Christ Superstar, che ha incarnato, diciamo, perfettamente il clima di quegli anni, della contestazione, del riconoscersi in Gesù da parte dei giovani contestatori. Così come c'è stato il film di Mel Gibson, che in un periodo, diciamo, un po' reazionario ha incarnato appunto anche quello, un certo sentimento che si ritrovava. Il film di Guido Chiesa, Io sono con te, dedicato appunto all'infanzia di Gesù, ai primi 12 anni di Gesù, non l'ha visto nessuno, ed è secondo me un grandissimo film che per i cristiani di oggi rappresenterebbe un'occasione di riflessione, anche di conversione. E non solo per i cristiani, anche per i non cristiani, perché riesce a mantenersi in perfetto equilibrio tra quello che è il dettato evangelico e quello che è invece una ricostruzione storica. Adesso vedete la sequenza che riguarda Imagi. La prima cosa che fa Guido Chiesa insieme a sua moglie, perché sono entrambi coautori di questo film, e attraverso questo film, posso dirlo perché Guido è un amico, si è convertito Guido facendo questo film, è stato anche un percorso interiore il suo. In questo film scardina tutta l'iconografia e la tradizione dei Magi. Noi siamo abituati a pensare tre Magi, qui vedrete che sono di più, sono dei sapienti che parlano l'inglese del tempo, la lingua scientifica del tempo, pur venendo da paesi diversi, cioè il greco, e li sentirete parlare greco, e che si interrogano sui segni che non sono soltanto quelli celesti, ma sono anche quelli molto terrestri. Da cosa si rivela il Salvatore? Da cose straordinarie? O può darsi che Dio abbia scelto l'ordinarietà
per rivelarsi agli uomini, per farsi uomo con gli uomini. Ecco, io non aggiungo altro, poi ci sono altri interventi importanti. Vi faccio vedere questo brano che riguarda appunto i magi. Vi invito invito personale caldamente rivolto a voi, andatevi a vedere tutto il film perché davvero lo merita. Si affidano a Maria e affidano Gesù a Maria e alla famiglia di Gesù nella quale crescerà e si rafforzerà. E rimangono, come dire, con una sospensione rispetto a ciò che andavano a cercare, anche a quei giochetti di carattere psicologico, quei test che oggi farebbe uno psicopedagogista, però cercano di cogliere non soltanto i segnali del cielo, ma anche quelli della terra. Alessandro Bedini, che collabora, come vi ho detto, con i corsi e i seminari che ho citato dal professor Caldini presso gli studi umanistici di Firenze. Grazie per l'invito, sarò molto breve perché la maggior parte delle cose che sono state già dette, soprattutto dal professor Caldini, e direi che in maniera assolutamente esauriente. Inizio con una citazione, con una lettura. Persia sia una provincia grande e nobile, certamente, ma il presente l'hanno guasta di Tartari. In Persia è la città che è chiamata Saba, dalla quale si partirono gli tre re che andare ad adorare Dio quando nacque. In questa città sono seppelliti gli tre magi in una bella sepoltura e sonde ancora tutti interi con barba e con capelli. L'uno ebbe nome Beltasar, l'altro Caspar, lo terzo Melchior. Messer Marco dimandò più volte in quella città di quelli tre re. Niuno gliene seppe dire nulla, se non che erano tre re seppelliti anticamente. È un passo, come avrete capito, ripreso dal Gisemont du Monde, meglio conosciuto come il Milione, di Marco Polo. E Marco Polo è un testimone, in qualche modo, dell'avventura, perché di avventura si tratta, da un certo punto di vista, dei magi, proprio nelle citazioni che lui fa e che rappresentano un problema non soltanto da un punto di vista filologico ma anche da un punto di vista storico, e vedremo brevemente il motivo. Intanto c'è da dire che Marco, evidentemente, insieme con Rustichello, non sappiamo quanto Marco quanto Rustichello abbia influenzato Marco anche nella redazione di questo di Gisemont, parla di tre re, quindi già c'è questo, questa idea, diciamo, consolidata che i magi fossero tre, cosa che non è assolutamente detta né citata dal primo Vangelo canonico, quello che ricordava poco fa il professor Cardini, nel quale si parla vagamente di alcuni. Non si parla né del numero, né dei nomi, né della provenienza vera e propria, perché si parla di un Oriente ad Oriente, evidentemente della Palestina, quindi ancora più lontano rispetto alla Palestina, e quindi è evidente che la tradizione e la tradizione, diciamo, storico-antropologica che in qualche modo informa, che
dà sostanza a quella che poi è diventata, come qualcuno l'ha definita, la più bella favola del mondo, e che è rivisitata in questi 14 saggi, non perché si pensi che i magi erano 14, anche se qualcuno dice 12, qualcun altro dice 6, 8, 3, cose di questo genere, però ecco, insomma, da questo punto di vista direi che questo libro, questo insieme di saggi, offre più di uno spunto di interesse. Ma tornando appunto a Marco Polo, e quindi approfondendo alcune questioni così a macchia di leopardo, poi il signor Bertrand sarà molto più, e Giovanni Macchia più specifici di quanto non lo sia io, ci dice che questi magi sono sepolti in una città che si chiama Saba, che non ha nulla a che fare con la Saba di Sabato, che si chiamerebbe Saba o Sabè, che si troverebbe a nord-ovest della città di Gombe, l'attuale città di Gombe, città santa adesso dell'Islam sciita, e che questo viene naturalmente, il Divisionnement du Monde viene redatto nel XIII secolo, quando la traslazione dei magi da Milano a Colonia era già avvenuta, e che Marco mostra di non tenere nella minima considerazione. O non lo conosce, oppure, come si direbbe, fa finta di non conoscerlo. Nel suo saggio, appunto, la professoressa Montesano fa che è presente per l'appunto in questo volume, fa diverse ipotesi che sono tutte estremamente interessanti rispetto a questa questione. E sappiamo che della traslazione delle reliquie o presunte reliquie dei magi dalla chiesa di Sant'Eustorgio a Milano, che avviene nel 1164, voluta e guidata dall'arcicancelliere di Federico I Barbarossa, Reinaldo di Tassel, arcivescovo di Colonia, e questo fatto, diciamo, che della traslazione ha un'importanza non soltanto dal punto di vista, diciamo, della raccolta di reliquie, cosa che nel Medioevo specialmente andava abbastanza di moda, ma anche da un punto di vista di quella che, riferita proprio agli Staufen, si può definire una teologia imperiale. La ribelle Milano non è degna di avere reliquie tanto importanti, perché è ribelle all'impero. Colonia invece, appunto, è la sede dell'arcivescovo Reinaldo, è la sede più adatta per ospitare queste reliquie. Quindi dicevo teologia imperiale perché a fronte di questa traslazione, di tutto ciò che comporta, dei pericoli anche che comporta e che sono ben esplicitati da Anna Benvenuti in uno dei saggi, anche questo è contenuto nel volume che andiamo a presentare oggi, ecco, questo passaggio lascia delle tracce che sono tracce di tipo toponomastico, sono tracce di natura cultuale, e che sono qualcosa di estremamente interessante ancora oggi, perché se si ripercorre, come la Compagnia della Stella in parte ha fatto grazie a Giovanni Macchia qualche tempo fa, se non sbaglio, proprio alcuni tratti di questa via che da Milano porta verso la Germania, si trovano locande, alberghi, eccetera, che si chiamano Ai Tre Re, La Stella, Al Moro, eccetera. Quindi, ecco, c'è tutta una serie di tradizioni che si vanno a intersecare, che si vanno ad arricchire con questa, appunto, favola bella che c'è, che ancora oggi ha una sua valenza. Una valenza che è di tipo, come dicevo prima, sia antropologico, sia, se vogliamo, teologico, lo ricordava Franco Cardini, nel momento in cui, appunto, il riconoscimento della divinità da parte
di questi tre personaggi che non sappiamo se sono dei re, se sono ricchi, se sono poveri, se sono eccetera eccetera, sono appunto comunque pagani, non sono ebrei, lo ricordava appunto Franco Cardini, e quindi sono primizie gentium, proprio perché sono i primi al di fuori del mondo ebraico, quindi del popolo eletto, a riconoscere il Salvatore, e appunto in questo senso c'è una connessione, c'è un'interconnessione con il mondo zoroastriano, mazdaico, gli adoratori del fuoco, ancora oggi peraltro presenti in alcune zone dell'Iran, e non soltanto dell'Iran, anche dell'India. A me è capitato di entrare in contatto con alcuni di loro, non hanno o non avevano quel caso contezza di quello che era la storia dei Re Magi, però ecco, alcuni spunti di connessione tra il mazdaismo e per esempio il cristianesimo nestoriano si possono cogliere in modo assai chiaro, assai preciso. Quindi ecco, io non vorrei aggiungere altro perché stiamo andando oltre il tempo, e quindi lascio la parola a Giovanni Macchia. Ecco. Semplicemente dicendo che questa favola, che è la più bella del mondo, continua a innervare la nostra tradizione, la nostra identità, e non soltanto l'identità di cristiani credenti, ma anche la nostra tradizione come europei, che come insegna il mio maestro Franco Cardini, guardano, sono occidentali, ma con il cuore rivolto a Oriente. Grazie. Sarò naturalmente molto breve anch'io, e quindi per stare nei termini, nei limiti, insomma, che sì, grazie. Che la situazione si richiede, perché siamo molti a parlare, quindi dobbiamo ridurre la durata degli interventi. Mi limiterò, ecco, a raccontarvi l'inizio di una storia, sperando che questo incipit serva anche da stimolo, ecco, per leggere poi nel libro il seguito. E vorrei parlarvi del viaggio, ecco, il viaggio dei Re Magi. Noi sappiamo veramente poco, ecco, del viaggio che i Magi hanno compiuto per arrivare a Betlemme. L'unica informazione che Matteo fornisce è quella che venivano da Oriente. Se questo Oriente fosse un lontano Oriente o un vicino Oriente, non sappiamo. Se tutti e tre venissero dallo stesso Oriente, ma da tre punti diversi a Oriente di Betlemme, nemmeno questo sappiamo. Sappiamo soltanto che arrivarono a Betlemme in tempo per vedere Gesù, appena nato, prima che fuggisse in Egitto. E poi Matteo ci dice che per altra strada tornarono ai loro paesi, usa il plurale paesi, che ci fa supporre che i Magi venissero da destinazioni diverse, però è tutto quello che conosciamo. Quindi del viaggio dei Magi da vivi noi conosciamo veramente poco. Sappiamo invece qualche cosa di più delle peregrinazioni, delle loro salme, delle loro reliquie. Ne ha già accennato Alessandro Bedini. Io cercherò così, ecco, di riepilogare in maniera molto succinta qual è stato il destino dei Magi dopo la loro morte. Bisogna andare al 327 d.C., nella città di Costantinopoli, per incontrare la madre di Costantino, allora imperatore, si chiamava Elena, la quale alla veneranda età di circa 80 anni decide di intraprendere un viaggio in Palestina. Un viaggio che, secondo le sue intenzioni, avrebbe dovuto andare alla ricerca delle tracce, delle memorie archeologiche del passaggio della presenza
tre secoli e mezzo circa prima del passaggio del Salvatore, di Gesù Cristo. La sua impresa fu un'impresa molto fortunata. Ce la racconta Eusebio di Cesarea, che fu testimone di questi eventi, e ci dice che durante le sue ricerche riportò alla luce molte memorie, ecco, dell'antica presenza di Cristo, fra cui, come tutti sanno, la croce dove fu crocifisso, che fu trovata in fondo a una cisterna, la corona di spine, i chiodi della crocifissione e tutta un'altra serie di reliquie. Quello che invece non è molto noto è che durante la stessa campagna di ricerca Elena, l'imperatrice Elena, che diventerà poi Sant'Elena, trovò anche le salme dei re magi, e Eusebio di Cesarea dice che le trovò nei pressi di Gerusalemme, non lontano da Gerusalemme. La ricerca quindi fu coronata da successo. Le salme dei magi furono immediatamente inoltrate a Costantinopoli e furono custodite nella chiesa di Santa Sofia. A dire la verità, di tutte queste vicende noi non è che conosciamo molto. Per esempio, della permanenza di queste reliquie a Costantinopoli non abbiamo praticamente nessuna testimonianza concreta. Sappiamo però che a un certo punto l'imperatore di Costantinopoli, quando un vescovo orientale, un vescovo della sua città, fu nominato vescovo di Milano, come dono, come regalo, quasi come una specie di augurio per la sua nuova missione apostolica, gli consegnò le reliquie dei magi e affidò a questo nuovo vescovo, il cui nome era Eustorgio, per portarle nella sua nuova destinazione. Quindi le reliquie dei magi compiono un altro viaggio. Dobbiamo supporre che se Sant'Elena le trovò vicino a Gerusalemme fossero state portate lì dalle loro sepolture originali, chissà dove erano, e questa è una prima traslazione. Da Gerusalemme a Costantinopoli è una seconda traslazione. Siamo di fronte alla terza traslazione, che è da Costantinopoli a Milano. Il vescovo Eustorgio carica queste reliquie su un carro trainato da buoi, e quando arrivò nei pressi del Duomo di Milano, così racconta la leggenda, il carro si fermò, i buoi non furono più in grado di trasportare queste reliquie perché erano diventate improvvisamente pesantissime, e nel luogo dove il carro si fermò fu edificata la Basilica di Sant'Eustorgio, dove le reliquie furono custodite. Questo succedeva all'incirca, ma anche su questo non abbiamo testimonianze precise, all'incirca dell'VIII secolo. Le reliquie rimasero lì fino al 1164, quando in seguito alla sconfitta dei milanesi, seguita all'assedio dell'imperatore Federico Barbarossa, le reliquie furono affidate all'arcicancelliere Reinaldo di Dassel e trasferite a Colonia. Siamo di fronte quindi alla quarta traslazione. La quarta ed ultima traslazione, perché attualmente queste reliquie sono ancora a Colonia, nel Duomo meraviglioso che fu costruito proprio per rendere loro onore, e all'interno del Duomo fu costruita un'arca, una specie di enorme scrigno, dove le reliquie sono tuttora conservate, con i materiali più preziosi, marmi, oro, argento, gemme, eccetera, eccetera, e tuttora vengono lì custodite. In Sant'Eustorgio le reliquie naturalmente non ci sono più, però i milanesi per molti anni hanno reclamato la loro restituzione. A Colonia da questo orecchio non volevano ascoltare le lamentele e le preghiere dei milanesi, finché all'inizio del Novecento un vescovo di Colonia, d'accordo con il vescovo di Milano, non decise di restituire parzialmente una piccola reliquia ai milanesi, e cioè un dito di una mano, di uno dei tre corpi. E quindi in Sant'Eustorgio oggi abbiamo custodita questa reliquia. La storia che io vi ho raccontato naturalmente non finisce qui, anzi il bello comincia proprio ora,
perché da quando queste reliquie sono state trasferite a Colonia è iniziato, è esploso, diciamo, il culto, la devozione nei confronti delle immagini, e con la devozione e il culto sono esplosi i pellegrinaggi, sono esplose le forme, diciamo così, anche estetiche, artistiche, per celebrare questi personaggi, e diciamo che ha avuto inizio, ecco, con questo episodio, con questa ultima traslazione, ecco, l'epoca d'oro, ecco, dei magi, intesi non più come personaggi evangelici, ma come oggetto di culto all'interno della Chiesa. Sono stati fatti anche santi, i santi e magi, e quindi da questi personaggi oggi noi possiamo, su questi personaggi oggi noi possiamo costruire un discorso, possiamo lavorare, possiamo impegnarci per approfondire, perché come in tutte le cose, insomma, di carattere storico, anche se sull'identità dei personaggi, su certi aspetti della loro esistenza storica possono sussistere dei dubbi, delle perplessità, e dubbi e perplessità certamente non sussistono su tutto ciò che intorno a queste reliquie si è sviluppato e che ha costituito gran parte, una parte importante della storia e della teologia del Medioevo europeo. Grazie. L'amico Franco Cardini, vedendomi questa sera, si è scusato con me per avermi coinvolto in questa presentazione, e gli ho detto subito: ma Franco, non è un buon inizio questo. E lo volevo ripetere perché effettivamente mi sono molto divertito a leggere questo libro, che è semplicemente splendido. Veramente l'ho trovato come l'albero di Natale quando ero bambino, in un'epoca in cui noi non indicavamo ai genitori i regali che volevamo, ma trovavamo alcune cose che erano vere, sorprese, quindi aprendo i pacchi e così leggendo questi saggi, era come aprire una serie di 14 pacchi e trovare in ognuno una cosa affascinante, curiosa, divertente. Lo dico così perché effettivamente è un libro che fa anche rimando al mio Natale d'infanzia, nel senso che uno dei saggi, che è quello di uno dei saggi che analizza la fortuna scenica dei magi, Stefano Piacenti, saggio veramente brillante, incomincia con La dodicesima notte di Shakespeare, quindi Twelfth Night, che è una commedia non religiosa certamente, ma ambientata nell'atmosfera festosa di quelle 12 notti che intercorrono tra il Santo Natale e l'Epifania. Se ancora in inglese noi non diciamo Buon Natale, ma Merry Christmas, quindi Merry è un aggettivo che allude all'allegria, anche ad aver bevuto qualcosa che sentissi più allegri, è perché nella tradizione nordica certamente quei giorni tra Natale e l'Epifania erano giorni di grande festa, di ludi, anche teatrali. Tra le altre cose mi è tornato in mente una delle filastrocche che noi imparavamo da bambini, che era The 12 Days of Christmas, i 12 giorni di Natale, in cui si canta l'elenco dei doni più che fantasiosi che un certo vero amore ti regala su ognuno dei 12 giorni. E naturalmente per ogni giorno tu introduci il dono nuovo e poi ripeti tutti i doni dei giorni precedenti. E quindi diventa una filastrocca molto divertente per i bambini e anche per chi ormai è entrato nella seconda infanzia. Quindi ho ritrovato un momento molto bello dell'infanzia. Il libro però nasce in un modo curioso che
Panaino descrive nella prefazione e che veramente è indicato anche nell'oggetto stesso. Voi se avete acquistato il libro o visto l'immagine vedete una copertina che al fiorentino certamente piace molto, perché c'è l'immagine appunto dell'adorazione dei magi del nostro Giotto nella Cappella Scroveni a Padova. Invece questa è una copertina che nasconde un altro fatto, perché la vera copertina del volume ha tutt'altro tipo di immagine, ha una miniatura cinquecentesca in un diatessaron persiano creato originalmente nel XIII secolo, cioè nell'epoca in cui la Persia arriva sotto il controllo dei mongoli, e c'è uno degli ultimi saggi del libro che parla di questo. Ma queste due copertine suggeriscono la doppia personalità di questo progetto. Se ho capito bene, nasce come un gruppo di studiosi anche fiorentini che vogliono riflettere su vari aspetti del racconto dei magi, anche nell'arte fiorentina. Gentile da Fabriano, che possiamo considerare fiorentino in questa occasione, e poi Benozzo Gozzoli, poi altri saggi di grande interesse, tra cui quello di Anna Benvenuti, e poi non trovando facilmente un editore disposto a pubblicare questo volume, dice Panaino, i nostri autori si sono rivolti all'Istituto di Studi Orientali dell'Università di Bologna, con sede a Ravenna, e hanno trovato buona accoglienza, ma a una condizione, e cioè che l'Istituto potesse inserire alcuni saggi vicini ai suoi interessi. Per cui parlo di una doppia personalità, ma non voglio in alcun modo denigrare il libro, perché questo inatteso abbinamento di saggi che riguardano l'esegesi biblica e la storicità, o quantomeno il clima storico-mitico dell'antico Medio Oriente, e poi l'interpretazione molti secoli dopo in ambito fiorentino o quantomeno italiano per la maggior parte del racconto dei magi, funziona meravigliosamente, diventa appunto come quell'insieme di regali sotto l'albero o come la mensa natalizia, con tante cose gustose che sono anche molto diverse tra loro, eccetera. Quindi è un libro in cui in un certo senso c'è una gioiosa confusione concettuale, perché andando da saggio a saggio non trovate facilmente subito i legami, però questo si risolve nell'armonia della grande festa, perché è un libro con astrologi, teologi, biblisti, magi zoroastriani, c'è Jacopo da Varagine e la leggenda aurea, ci sono i crudi teatrali medievali, il viaggio delle reliquie, come Giovanni Macchia ha raccontato, da Milano, Gerusalemme, Costantinopoli, Milano e Colonia, con un percorso dove si trovano ancora appunto osterie, alberghetti con nomi allusivi ai tre re, ma c'è anche la botanica tardo medievale, c'è la zoologia scientifica cortese e simbolica. Veramente un terzo del libro è dedicato a due straordinari saggi appunto su i fiori e fiorellini rappresentati nell'adorazione dei magi di Gentile da Fabriano, nonché negli affreschi di Benozzo Gozzoli della Cappella Medici, e poi sempre trattando quelle opere un altro saggio straordinario appunto sugli animali sia esotici che nostrani. Quindi un libro veramente con qualcosa per ogni gusto, anche per il gusto anglosassone. C'è Shakespeare e c'è il racconto appunto delle fonti shakespeariane nelle laude drammatiche, nelle sacre rappresentazioni del Medioevo, e poi Marco Vanelli ha fatto questo studio molto breve, molto interessante, questo elenco di film in cui le magi sono presenti. Quindi se vi trovate nella felice situazione di avere qualche ora di tempo libero e volete veramente ritrovare l'atmosfera di festa anche spirituale, vi suggerisco fortemente il libro. Voglio chiudere però con una cosa nostra,
clericale, anzi liturgica, che però può gettare anche una luce sulla idoneità dell'approccio preso in questo libro, può costituire, spero, un invito a qualcuno a prendere in mano il libro. Ed è la curiosissima antifona che noi cantiamo ogni anno, perché fa parte della liturgia ufficiale della festa dell'Epifania, la festa dei tre re, e le lodi, l'antifona prima del Benedictus, prende gli elementi teologici del mistero dell'Epifania e le rimescola in un modo veramente originale. È un'antifona che risale intorno al 1000, probabilmente, se non prima. Gli elementi teologici dell'Epifania, parola greca che vuol dire manifestazione, sono in primo luogo il viaggio dei magi, quando il bambino viene manifestato ai gentili, nelle persone appunto dei magi, ma questa è solo la prima manifestazione, perché la teologia tradizionale insiste che ci sono due altri momenti fondamentali e la liturgia collega questi momenti. La domenica che segue l'Epifania è la domenica del battesimo del Signore, e questo è il secondo momento, quando lui scende nel Giordano e una voce dall'alto, il padre dice: questo è il mio figlio. Questa è la seconda fase della manifestazione. La terza fase è il primo miracolo del Gesù adulto dopo il battesimo, quando trasforma l'acqua alle nozze di Cana in vino e lui si manifesta facendo vedere cosa può fare. E allora l'antifona prende questi elementi ma li collega in un modo talmente fantasioso che ve lo offro come il mio regalo di Natale. Dice: oggi la Chiesa si congiunge al suo celeste sposo. Quindi le nozze di Cana diventano un matrimonio tra la Chiesa e Cristo. E come fa? Perché Cristo la purifica dei suoi crimini nel Giordano. Quindi il battesimo di Cristo diventa invece lui che porta la Chiesa nel Giordano per purificare la Chiesa. Dirlo a Papa Francesco, sarà contento di sapere che la Chiesa è stata purificata. Con i loro doni, continua l'antifona, i magi corrono alle regali nozze. Quindi i magi diventano invitati alle nozze di Cristo con la Chiesa, e gli invitati si rallegrano per l'acqua mutata in vino. E questo mi piace. E poi conclude: alleluia. In latino è troppo bello: odie celesti sponso iunta est ecclesia, quoniam in Giordane labit Christus eius crimina. Corrunt cum muneribus magi ad regales nuptias, ed ex aqua facto vino, le tanto convive. Alleluia. Partisse la serata e con gli auguri più affettuosi per le feste prossime, anzi già in atto, e vi invito a una ripresa, che per ora ci concede una piccola tregua, a una ripresa di Leggere per non dimenticare, mercoledì 9 gennaio. Quindi abbiamo ora un po' di tempo per leggere e ripetere. A mercoledì, grazie a tutti di essere venuti.